merda. Finalmente siamo qui a un evento attesissimo ogni anno. La città di Sorrento incontra il cinema durante le giornate professionali di cinema. La 43esima edizione. Il nome di questa edizione è Energia, perché è con l'energia che vogliamo guardare al cinema. 2022, dopo due anni davvero duri per questo settore. Ringrazio per l'evento l'Organizzazione Nazionale Esercenti Cinema in collaborazione con l'ANICA, l'Associazione Nazionale Imprese Audiovisivo, ovviamente in collaborazione con la bellissima città di bellissimi gadget. Adesso vi stanno distribuendo questi palloncini e tra poco vi spiego che cosa ne faremo. Non lasciateli andare, mi raccomando, perché io vedo qua tanti bambini, sono qua e il tema di Sing è sognare in grande, ragazzi, e quindi è un incoraggiamento a sognare sempre, continuare a credere in voi stessi e non mollare mai e perseguire sempre i vostri sogni. Vi dico brevemente che l'anteprima nazionale di Sing 2 la vedremo l'11 e il 12 dicembre, invece il film, tenetevi pronti, uscirà nelle sale il 23. Quindi preparatevi per questo Natale al cinema. Allora, direi di far salire sul palco il direttore generale, il presidente ANEC, Mario Lorini. Scusa Mario, ti ho dato del direttore, il presidente. Facciamo salire sul palco l'illustrissimo sindaco di Sorrento, Massimo Coppola. E facciamo anche salire sul palco l'amministratore delegato Universal Picture. Un applauso, passo il microfono a Mario. Bene, buonasera da parte di tutti gli esercenti che gestiscono tutte le sale cinematografiche d'Italia. Un momento importantissimo, voi lo potete immaginare, l'emozione di trovarci qui a Sorrento dopo un anno di pausa, questa città che ci ospita da tanti anni, nel momento centrale, quando tutta l'industria, gli attori, i registi, i protagonisti del cinema presentano i film del prossimo anno. Viviamo una situazione delicata, però come qualcuno di voi avrà visto, le nostre giornate si intitolano Energia, ed è con questa energia che stasera traspare, con una serata abbastanza particolare e fredda, Sorrento ci regala questo bellissimo accoppo, e adesso partiremo anche con la consueta accensione dell'albero. Universal Picture, ringrazio Xavier Albert, che è il nuovo, come dire, capo di tutta la Universal in Italia e non solo, francese, che ci darà un grande saluto e porterà tutta l'esperienza della Francia, da dove viene, per seguire questa fase importante della ripartenza al cinema, con un regalo che è incredibile: iniziare le giornate di cinema vicini a quello che ci porta alle festività natalizie, con il nuovo sindaco Coppola che da subito ha preso a cuore la nostra situazione. Credo che sia il miglior modo di salutare tutti voi, e mentre noi iniziamo su Hamilton le nostre giornate professionali, un caro saluto a tutti e a presto. Passerei la parola al sindaco, che ha già il microfono. Grazie, buonasera a tutti, soprattutto buonasera ai nostri concittadini, soprattutto ai più piccoli che vedo affollare questa piazza nonostante le temperature poco gradevoli e soprattutto nonostante l'incertezza meteorologica di questi ultimi giorni. Positivo anche in questo senso. Ringrazio ANICA, tutti gli organizzatori. Quando ci siamo visti a Venezia in occasione della presentazione di queste giornate, di queste edizioni delle giornate professionali del cinema, abbiamo chiesto ed ottenuto da voi massima disponibilità
per avere una grande apertura nei confronti della città, dei nostri cittadini, soprattutto nei confronti dei nostri bambini. Grazie per aver accolto le nostre richieste. Sorrento è lieta di ospitare questo straordinario evento, l'evento più importante dell'industria cinematografica, uno dei comparti che maggiormente ha subito la contrazione causata dalla pandemia. Oggi è un segnale di ripresa, questa edizione ha un sapore particolare di rivincita, di ripartenza e di speranza, e noi vogliamo ripartire da qui, vogliamo ripartire dal cinema che è tutto l'esercizio di tutta l'industria, ed è evidente come nel venire nella vostra città ci siamo rivolti, come diceva appunto il giovane, noi dedicheremo anche al